Allora, ci ho messo un'ora, arrivo a livello 30, ragazzi, non mi dà la fortuna, smadonna. Mi hanno detto di entrare e uscire finché non esce un incantesimo lungo, di almeno due righe, a livello 30. E là dovrebbe darmi fortuna. Questo è due righe. Fortuna durezza 3, grande! Buongiorno, buonasera o buonanotte ragazzi, io sono gli 87 e oggi siamo tornati sulla nostra serie di Minecraft, la Porco Mondocraft. Come avete visto alla intro, sono riuscito a fare un piccone con la fortuna. Eccolo qua. Giusto? Fortuna 2 durezza 3. E ammazzando una witch ho fatto questa pozione della guarigione istantanea, livello 1. Adesso quello che andremo a fare è andare in miniera, spaccare quei diamanti e completare l'obiettivo dell'armatura e farmi anche un'arma, perché come vedete sono questa spada di diamante mezza rotta e questa qua incantata che fa abbastanza schifo. Quindi punto, arrivare a livello 30 e farmi una spada nuova di diamante e farmi davvero una spada buona di diamante, se non sbaglio. Sì. Allora, io sono senza diamanti, vediamo quanti me ne dà. Uno. Come uno? C'ho la fortuna qua, oh. C'ho la fortuna. Fortuna 2. Ah, ok. Forse ho preso quello di diamante per sbaglio. Avrei preferito fortuna 3, però fortuna 2 comunque è buono, perché con 4 diamanti ne abbiamo fatti 13. Quindi conto che per fine di questa missione sarò già a una cinquantina di diamanti. Altri 4 che dovrebbe diventare. Dai che ci arriva, sì, ci arriva a 50. Dai, sì, dai, cazzo. 52 diamanti. Quindi ragazzi siamo pronti per completare penso due obiettivi a sto punto, perché con l'armatura di diamante possiamo anche andare nel Nether volendo. Però più che il Nether, che l'ho già visitato nell'ultimo episodio con voi, volevo fare una delle due farm che mi ero prestabilito. Avevo pensato a fare quella di ferro perché è più facile, più comoda e più veloce da fare. Intanto vado a conservare i diamanti. Allora qua c'ho i diamanti che mi servono per fare l'armatura ed ecco qua i diamanti. Mettiamo un attimo questi qua di qua, prendiamo tutti questi e facciamoci l'armatura intera. Allora, cari ragazzuoli, questa qua ve la tenete voi, mi sa. Ve la do a voi, anche se non ne fate un cazzo. Adesso elmo di diamante, corazza di diamante, gambale di diamante, piedi di diamante. Diamante, 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 diamante. Full diamond, bitch. Facciamo un attimo un obiettivo. La mettiamo qua. Spada di Dio. Porta. Prendiamo due stecchetti. No, uno stecchetto e due dei miei 51 diamanti. E facciamoci la nostra nuova spada di diamante. Eccola qua. E adesso andrò ad incantare la spada finché non mi dà un incantesimo enorme. Come ho fatto con il piccone nella intro del video, vi faccio vedere uguale. Allora, 21, mi serve al 30, mi serve al 30 l'incantesimo lungo. Ecco qua, due riga. Atterramento 2. Col 30? Ma stai scherzando? Cioè, mi sembra normale che con 30 di incantesimo vado atterramento 2. È uno schifo! Ed è al 30! Allora, dormiamo. Ok, non farò meccanismi e tutto quanto, come ho detto nello scorso video, automaticamente manuale. Quindi ho bisogno della pala, che ce l'ho qua. Di alcuni ciottoli che ce li ho qua. Molti più ciottoli. Allora, andando qua, ciottoli non mi mancano. E bastano questi ciottoli, sì. Poi ho bisogno di hopper. Quindi, ho preso un sacco di legno prima. Dove l'ho messo? Ecco qua. Con questi hopper mi vado a fare queste chest. Questo per fare adesso mi vado a fare gli hopper, quindi gli hopper si fanno col ferro, il ferro sta qua,
mi prendo 64 di ferro, questo lo divido. Devo fare 4 hopper, sì, 4 hopper devo fare. Facciamo un po' di più in caso, l'hopper, non l'ho mai costruito l'hopper, sta qua. 1, 2, 3, vabbè, faccio tutti quanti, tanto mi servono pure per la farm di pollo in futuro. Adesso andiamo a scavare qui al centro un buco. Meglio farlo di 3 forse, sì, meglio farlo di 3 anche perché c'ho la lava di là. Vabbè, metto qua una cesta, una sola, la faccio bastare. Gli hopper. 2, 3 e 4. Adesso devo fare degli slab. Perfetto. Adesso buttare 4 secchi di lava. Così faccio anche la prova se il coso è infinito. Devo mettere la botola pure sotto, perché sennò mi si brucia la chest. Quindi 1, 2, 3. Perché sbaglio? 3 e 4. Andiamo a prendere l'altra lava da qua, quindi lo prendo da qua e poi da qua, vediamo se si aggiusta. Non si aggiusta, quindi non è una fonte infinita, è solo una perdita di tempo. Comunque, che cazzo? Tua madre? Dammi la spada. Tu come ci sei arrivato qua? Ah, così. Oh, elmo! Che elmo è? Elmo di cotta di maglia? Elmo di maglia metallica! Fantastico! Ma dove sta il golem, ciccio? Guarda che... No, no, no! Vaffanculo! Ma butta roba nella lava, mi incazzo, eh! Qualcosa nella lava c'è andata. Qualcosa nella lava c'è andata. Non so cosa, ma qualcosa nella lava c'è andata. E se è punizione ti butto. Così ci muori e vaffanculo a tua sorella. Muorici, vaffanculo, va. Se la farm funziona, dovrebbe andare tutto quanto nella chest. Sono caduti i pantaloni di diamante. Sono caduti. Perfetto, funziona. Non è una farm fantastica, però funziona. Ok, abbiamo perso i pantaloni di diamante. Guarda quanto è brutto con queste gambe fine fine. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Tanto i miei diamanti non mi mancano, quindi non è un problema. Però diciamo che me la sono presa abbastanza male, perché comunque cioè, l'avevo appena fatti. E il golem di merda me l'ha fatti cadere nella lava. Adesso vado a dormire e do le basi alla scritta fluttuante, che poi riempirò con il materiale che meglio credo. Penso lo metto con il lapislazzo. Comunque il lapislazzo col ciottolo ci sta bene. E il lapislazzo ne ho abbastanza. Oppure redstone, oppure potete fare misto. Andiamo a dormire e gettiamo le fondamenta. Farma, farma, blocco. 36 blocchi non mi basteranno mai. Quindi lapislazzuli bocciati. A meno che non faccio misto. Ok. Faccio misto. Facciamo misto in onore del Cosenza, che è la squadra della mia città. Ok, c'ho un piccone, c'ho un piccone. Ok, andiamo subito a fare la scritta. Andiamo a vedere il risultato di tutto questo lavoro. Lil 87. La I è un po' corta, però è spettacolo. Un po' di torce non ci ho messo. Non ci ho messo le torce. Va, la illuminerò off video. Posso anche andare ad abbattere l'obiettivo e la scritta fluttuante. In questo episodio abbiamo fatto tre obiettivi. Scritta fluttuante. Addio. Andiamo a dormire, vediamo com'è la situazione. Quindi ragazzi, W87 è tutto, buonanotte.